Wahey Kuj, ben ritrovati dal vostro AndroLink91 in questo nuovo episodio di Nazuma Eleven Go Galaxy Big Bang. Eccoci qua, ci troviamo al Soccer Garden, Sakka, giapponese perché sono tutti quanti particolari loro. E chi dobbiamo... Oh, lui. Chi è questo tizio, questo losco figuro? Un nuovo nemico? Probabilmente. Vedremo. All'86% di probabilità di non prendere il pallone, forse. Ho visto solo 86%, però non ho capito altro. Quando ho visto che andava incontro a Falco per dribblarlo, se mi esce la parola. E invece no, ha fallito. Ma comunque sia, sembrano tutti quanti più propensi ad allenarsi ora, visto che forse. Oltre al fatto che si stanno appassionando, vedono anche che stanno avendo dei risultati nelle partite, dei risultati che comunque sia io. Cioè, ragazzi, faccio 5 gol a partita. Non vorrei dire nulla, eh. Non vorrei dire. Oh mio Dio. Cosa? Ma durante le partite la passo la palla a Trina, quindi perché ora fa. Konoha, il villaggio della foglia. Sì, lei ha detto che la spaventava il modo di giocare di Kusaka. Però lei mi sa che ha paura di tutto in generale. Mahatai ga? Maha taiga. Non ho letto comunque, non ho capito bene chi era, di quale nazionalità era. Però comunque sia, penso che sia una squadra abbastanza forte. Per ogni modo credo che oramai siano le finali, no? Che succede? Ci porti una buona novella? Andrea? Lei si chiama Andrea, io ragazzi davvero sono sempre più convinto di avere un nome fasullo. Un nome che non è da maschi. In Italia è da maschi, poi significa anche virile il nome Andrea, quindi sono gli inglesi che sono strani. Non noi italiani, ok. Sapete co la cosa bella? È che lo scorso episodio in realtà io non ho salvato e avevo cominciato il capitolo, poi siccome avevo già smesso di registrare, ho spento il 3DS e l'ho dovuto riaccendere e fare un'altra volta la partita. Però mi sono anche allenato. Quindi tutto quanto questo è successo nel giro di un paio d'ore. Quindi sto praticamente registrando attaccato al video di prima. Potevo anche continuare a registrare, ma devo fare un attimo una pausa, quindi. Perché ve lo sto dicendo? Perché ho i giocatori più forti ora. Ho fatto un po' di allenamento, è servito? No, perché comunque sia durante la partita erano abbastanza forti i giocatori. Ah, c'era l'oggetto lì, l'ho visto tardi, già mi ero messo a parlare con questa. Ah, ci ha fatto il pranzo! Brava! Va bene. Io non mi lamento, anzi, mi va molto bene sta cosa. Probabilmente ora vanno agli alloggi. Papà, oh papà e mamma, sono i genitori! Mi sembrava infatti dico, ma questo perché c'ha un'aria strana? Dico, l'avrò già vista da qualche parte, ed infatti erano i suoi genitori. Vediamo un po' che succede. Non c'era nessuna squadra? Cosa? Ok, sono convinti che se si mette a fare sport non studierà e quindi no, non raggiungerà risultati. Beh, loro sono convinti che dovrebbe studiare, ma poi sapete cosa succede? È tipo il padre di Axel, che comunque sia.
una volta che ha visto che lui davvero teneva al calcio, l'ha lasciato giocare invece che farlo studiare e fargli fare medicina. Quindi succederà lo stesso con lui. Quindi questa parte vedrà lui protagonista? Beh, insomma, un po' di retroscena su tutti i personaggi c'è sempre in Inazuma Eleven. Quindi va benissimo così. Magari addirittura loro due sviluppano magari una tecnica combinata? Beh, non mi dispiacerebbe vedere questi due sviluppare una tecnica insieme. Le tecniche combinate sono molto, molto importanti in Inazuma Eleven. Non è che ne fanno il fulcro, però ci sono molte tecniche che richiedono l'ausilio di due o più giocatori. Praticamente stanno confrontando i loro parenti. Vabbè, però ovviamente tutti quanti i parenti sono diversi. Mo sta parlando di Sherlock Holmes e di Londra. Che cosa c'entra? Prendono un dialogo e passano direttamente a un altro, così. Boh, non si capisce. Qua sono strani. Bene. Questo dovrebbe essere il giorno dell'allenamento, comunque sia. Perché dovremmo allenarci in vista della prossima partita. Dovrei un attimo vedere contro chi giocheremo. Perché ho capito che sono... Forse... le tigri? Taiga era sicuramente tigre. Ok, abbiamo informazioni sul prossimo girone. Sulla prossima squadra. Non girone. Il girone è ovvio che siamo noi. Ok, li vogliono portare davanti al cancello della scuola? Mi sembra di aver capito. Perché sicuramente ora dovremmo fare l'allenamento speciale, no? Ah, ti ho bloccato, bimbo. Ma che c'entra Sky con noi? Ah, qui è la reception, quindi. Pronti, Mister Astero. Chiamiamolo ancora Astero finché non si scoprirà che lui è quella persona. Che sì, a caso si apre. Lui con la sola imposizione. Allora, non vedo l'ora di affrontare un allenamento particolare. Sono curioso, dai, su, fatemi vedere. Ovviamente Temma è preoccupato. Oh, fammi capire una cosa, no? Il campo è parzialmente compenetrato con la struttura. Dove c'era il computer lì, dove appunto è la ragazzina che ancora non so come cavolo si chiama, non mi ricordo il nome. Però, scusatemi, non vanno a sbattere contro le pareti? O questa è tecnologia talmente avanzata che è proprio levati il mondo reale? Quindi è un ologramma, certo che è un ologramma, Temma. Si capisce, però è un ologramma un po' troppo... troppo. Ma forse era giusto per farti vedere come funzionava. Perfetto, possiamo allenarci qua, no? Ok, quindi possiamo scegliere quello che vogliamo fare. Ovviamente dobbiamo allenarci, ma se volessi andare qui sotto non posso andarci perché il gioco è cattivo. Dai. Ok. Ah, quindi... numero 1 vuol dire che possiamo fare un solo tipo di allenamento per ogni chip che troviamo. Naked Point. Ah, con i punti passione, certo. Aspetta però. Oh, vuol dire che comunque sì, dobbiamo usare punti passione per aumentare di potenza? Ma allora a che serve fare questo allenamento? È una perdita di tempo. Allora, vediamo un po'. Aspetta, non ho capito in cosa ci alleniamo. Proviamo un po' un attimo, siccome mi piace un sacco Falco. Ah, ok, possiamo solo scegliere una cosa per il momento, certo, ovvio. Aspetta, fammi capire bene. Ok, vediamo un po'. Oh, perfetto! Ah, la potenza di tiro!
Ho capito, possiamo scegliere noi cosa potenziare. Prima non ci avevo fatto caso. Ci danno 8 punti e possiamo scegliere dove assegnarli. Ok. Questa è la fortuna per fare i colpi più potenti, no? Tecnica. Questa è la parata. Questa è la difesa. Questo è il dribbling, speed, stamina. Ah, la stamina? Lui ce n'ha tanta di stamina, non mi sembra il caso. Ok, questo è tipo il fisico block, no? Questa è la difesa block. Ok, facciamo poi 4 qua, un altro qui e uno qui. Perfetto, ma è così. Punti assegnati. Però vedi, c'è diverso. Puoi assegnarli in quello che ti pare. Ci danno anche il numero 4 ora, voglio vederlo subito cos'è. Ok, facciamo un po' anche il numero 4. Vai. Facciamo Tsurugi ora. I missili. Aspetta, questo qua però devo farlo io però. In base a quanto riesco ad evitare, faccio più punti. Va bene. Devo prendere anche quelle. Va bene, perfetto. Ho capito. Ready? Go! Perfetto. Come si è più difficile ovviamente, no? Man mano che cascano le bombe. E iniziano a uscire anche i missili. Perfetto. Mi chiedo però come verrà gestito il punteggio qui. Ok, timer. Wow. Ah, ora tre missili addirittura. Ah, pure incrociati, eh. Oh, ok. Hoppla, non mi freghi. Beh, io non vorrei dire nulla, però mi sembra facile per il momento. Ecco, mo' inizia a essere sempre più complicato man mano che avanzo di livello, no? Certo, è ovvio. Hoppla. Tempo! Potrebbe andare avanti quasi all'infinito. Mamma mia, il razzo quasi ho preso in faccia. Aiuto! No, lì no. Ok, grande. Ma dai, ma l'onda d'urto oramai si era dissipata? Quanto grande quella. Quanto grandi queste bombe? 4 aree, 6 aree. Cosa fa? Ma per favore. Cos'è? Un attimo di pausa, è successo? Che cosa? Vai, cos'era quello? Aiuto! Va bene, dai, è andata, dai. Perfetto, ora siamo a posto così, dai. Vai, aiuto! Vabbè, dai. È andata bene, dai. 24.000 punti, penso sia buono per iniziare, dai. Non c'è male. 5 punti solamente per 24.000? Ah, che schifo. Va bene. Questo 100. Tutto così. E questo qua. Perfetto, punti assegnati. Cosa succede qui? Ok, hanno continuato ad allenarsi nella stanza segreta. E anche per oggi credo che possa bastare quell'allenamento, vero ragazzi? Beh, vi siete sicuramente dati un grande fare. Comunque sia, trovo molto interessante il nuovo metodo di allenamento. Potresti anche durare all'infinito in quella stanza se continuano a spawnare i timer. Qualcosina ho capito, ma non sono sicuro. Tanto a fianco starete comunque sia leggendo quello che si stanno dicendo. Sembra che forse qualcuno non abbia rispettato il contratto.
Ma non mi sembra che sia successo. Quei due stanno facendo molta comunella, eh? Saka e Trina, quindi qualcosina secondo me bolle in pentola. MacTaggert probabilmente. Hanno vinto 5-0 contro i Desert Lion. I Leoni del Deserto contro il Qatar? Sì, hanno vinto contro il Qatar 5-0. No! Il Qatar era la squadra che aveva affrontato Endo Mamoru, Mark Evans. E vabbè. Però se te lo spoilerano a inizio capitolo contro chi giochi non c'è gusto. È meno scioccante il fatto che i Desert Lion abbiano perso ora. Non è così eclatante. Però 5-0, insomma. Sicuramente ci faranno uno o due gol. Le tigri. Devo ancora allenarmi? Ah no, a posto così. Ah, sai com'è quel dialogo, no? Vuoi continuare ad allenarti oppure è finito per oggi? Poi in realtà non concludi nulla. Ecco, ovviamente, certo. Tu parli da sola, parli ad alta voce, ti sentono e poi scappi. Classico proprio. Il giorno dopo? Mi sembra. Quindi a lei piacciono molto gli animali, a quanto pare. Anche perché nel suo nome c'è scritto foresta. Mori. Qui. Sì, Mori significa foresta. Scritto in quella maniera, ovviamente. Quindi diciamo che è tipo la foresta che accoglie tutti quanti gli animali selvatici. Non selvaggi, ma selvatici, che sono due cose diverse, selvatici e selvaggi. Secondo me, tra lei e Kusaka, non me la raccontano giusta quei due. E stanno avendo molto screen time. Questi due non ce la fanno proprio. A saperlo, allenavo quei due nella corsa, almeno vedevi come correvano. Vabbè, sì, ma voi tre non fate testo. Tu facevi boxing, te faceva danza artistica, ginnastica artistica e lui era un atleta. Non fate testo per il gioco di gambe voi. Siete molto leggeri e molto forti nelle gambe, quindi cosa c'è? Sta cercando di sfoderare una nuova tecnica con la faccia? Ti chiami Mark Evans per caso? Ah, non si è presentato, Trina. Ovviamente lui è preoccupato. Che è successo? C'era una lettera nella stanza di quella ragazza? Non sono sicuro di voler continuare a fare parte degli Inazuma Japan. Konoha. Non è normale sta cosa. Va bene che magari non era granché, aveva paura della palla, non sapeva correre, però insomma, voglio dire, da qui a voler lasciare definitivamente la squadra ce ne passa, eh. Ok, lui ci sta dicendo dove potrebbe essere Trina. Conoscendola sarà andata a cercarla. Oh, che sia andata alla Torre Inazuma? Potrebbe essere, eh? Più o meno lì è una specie di foresta. O forse ha degli affari da manager da sbrigare? O forse dovrebbe comportarsi da manager e non immischiarsi più di tanto nei singoli giocatori? O forse non si sta comportando da manager? Il che sarebbe una cosa più appropriata da dire. Perché non è che Sky sia proprio tanto una manager, è più una compagnona. Perché questo giro strano ci fa fare? Ah no, adesso. Ah, prima andiamo a controllare nell'alloggio. Beh, certo. Ma non c'è, ha detto che se ne andava. Anzi, ha trovato. A parte che lì per terra c'è qualcosa. Se hanno trovato solo la lettera nella sua stanza, vuol dire che non c'è nella stanza, no? Quali indizi volete trovare?
Ma quindi mo dove andiamo? Torniamo al campo? Oh, nuova area? Eh sì! Wow, ma come si chiama sto posto? Non c'è nome. Fighissimo! Chissà che struttura è. Ah, ma sta da mangiare gli animali! Vabbè, si comporta tipo da spirito protettore. Ah, è un gatto, mi sembravano due cani. Ma quella maid lì che gioca a calcio, che ci vuole sfidare. Aia. No, tranquilla, siamo noi che abbiamo fatto paura ai gattini. Capitano, è certo. Chi altri se no? E lei non vuole stare in squadra perché gli animali dicono solo cose carine, mentre le persone no? What? Quindi lei riesce a capire gli animali e sente se qualcuno li tratta male. Irasku dovrebbe essere rabbia? Che è successo? Oh, ma dai! Tu stai a vedere che mo lui lo salva. No, lei? Trina! Che è successo? Mo te lo dico io che è successo. Yokata? Yokaromon. E chi conosce i T-Pistons sa cosa voglio dire. Dovrei aprire una parentesi su Yokaromon, ma verrebbe un video di 2 ore e mezzo, tipo. Ce n'avrei da raccontarvi su Yokaromon. Trina, hai fatto uno scatto assurdo. Nel suo fascicolo c'è scritto "è negata per la corsa", forse perché non ha mai visto un gatto in pericolo. Quindi ha sbloccato corsa suprema. In effetti lei è veloce, la sua velocità nelle statistiche è molto alta. Per essere una giocatrice che non sa correre. Credo che sarà un membro importante per l'Inazuma Japan, lei. A differenza di altri due che già vorrei rimpiazzare. Ah, il portiere faccio rimanere il giocatore di basket, sia chiaro, i Ibuki. Non lo cambio con JP. Abbiamo un altro punto di allenamento, Maddy! Mako si chiama. Va bene, no, chiamerò Maddy perché oramai con lei sono abituato a dire Maddy. Abbiamo qualche cesta qui, perfetto, se già me ne ero accorto. Oh, una tattica micidiale, ottimo! Perfetto. Allora possiamo tornare a dove eravamo prima, no? Va bene, però allora io direi di concludere qui questo episodio, perché comunque sia sicuramente nel prossimo affronteremo le tigri della Malesia. Non so di dove sono, perché non ho letto bene. Comunque sia, per il prossimo episodio mi informerò bene. Bene, concettori, come sempre vi ringrazio per aver seguito questo episodio di Inazuma Eleven Go Galaxy Big Bang. Con un nome così lungo ci vuole la partita IVA. Io vi ricordo ovviamente che in descrizione trovate il link per Instagram e se ancora non siete iscritti al canale iscrivetevi e noi ci vediamo come sempre al prossimo video. Bye bye!